Cinque virgole. Ciao ragazzi, sì lo so cosa state pensando, ma che cavolo ci fa in piedi? Adesso mi spiego. Sto apportando delle modifiche alla postazione, quindi sono in piedi, c'è il green screen dietro, a caso, oggi è così, vi devo parlare. Avrei dovuto avere più tempo per sistemare tutto, ma ovviamente la mia vita è un casino e quindi devo fare sto video. Però devo dire che questa cosa è estremamente figa, cioè posso correre in giro. Niente, c'è il muro, porca, non posso neanche correre, stavo scherzando. Vabbè, poi capirete meglio. Ma oggi, ragazzi, di che cos'è che voglio parlarvi? Porca vacca, quando è che la mia vita prenderà una piega normale, giusta? Voglio parlarvi di una cosa che ho scoperto tipo 10 minuti fa. Un'ipotetica truffa nei miei confronti. Ovviamente no, tanto già la mia vita sta andando a gonfie vele. Porca vacca! Qualcuno mi sta facendo un malocchio gigantesco, è l'unica spiegazione. Allora, molto semplicemente, circa 2 mesi fa ho acquistato un prodotto fighissimo, tra l'altro volevo farvelo vedere, ma non posso. Il prodotto in questione è una bacchetta di Harry Potter. E starete pensando, che cavolo te ne frega, ne hai 52. Questa bacchetta spara davvero. Cioè, quando l'ho visto, mia! Non me ne neanche ho guardato quanto costasse. Vigliacca terra! Quindi, 2 mesi fa l'ho acquistata da un negozio in Cina. Cioè, porca vacca. Devo andare su Pandora a trovarlo, facevo prima. Alla modica cifra di 89 dollari, che in euro sarebbero 91. Non costa quanto un rene. Però ho detto, senti, sai che c'è? È una figata pazzesca. Non mi interessa, lo voglio. E secondo voi, ad oggi, ho questa bacchetta? Ma manco per il cazzo! Non mi è arrivato assolutamente nulla. E uno qua potrebbe pensare, vabbè, arriva dalla Cina, anche in aereo ci vogliono 12 anni. Cosa pretendi? Ci vuole il suo tempo. 2 mesi. Ma potrebbe anche essere, se non fosse, che ho contattato l'assistenza. Ah, piccola parentesi, una volta acquistato il prodotto, io tipo 10 minuti dopo già ho contattato, perché vivo perennemente nell'ansia, chissà come mai. Forse faccio anche bene. Chiedendo, ma scusate, qualcuno potrebbe farmi sapere un numero di spedizione, quando arriva, se arriva, perché dovrebbe arrivarmi? Non lo so. Adesso vi faccio anche vedere l'email meravigliosa. Adesso la prendo. Ed eccoci all'interno della mia email. Come potete vedere, ho scritto tutto in inglese, perché ve l'ho detto che sono fortissimo, voi non mi credete. Ho il traduttore tantissimo. Comunque l'importante è farsi capire nella vita, no? Come oggetto ho messo information for my order. Vabbè, incredibile. E già qua ha subito capito con chi aveva a che fare, secondo me. Forse è per questo che non mi è arrivato il prodotto. E ho scritto, good morning, I am writing to get information about my order. Vabbè, questo non ve lo faccio vedere, perché poi magari succedono casini, cose strane, non c'ho voglia di avere problemi. Rimango in attesa, cordiali saluti. Mi hanno risposto tipo un quarto d'ora dopo, ragazzi. Una velocità disarmante. Non vi faccio vedere la loro risposta, perché ci sono anche tipo dati. Non so se posso far vedere. Wang Ki Kai è il nome. Vabbè, vi faccio vedere la loro risposta. Hi Mario. Quindi sono partiti anche loro alla grande. From the tracking information. E mi hanno dato il numero per tracciare l'ordine, no? E quindi ho detto, ah ok, tutto a posto, sono tranquillo. Che divertente. E mi hanno anche messo il link di un sito dove poter tracciare l'ordine. Quindi ho detto, madonna, più di così che cos'è che voglio? È una banana d'oro. A caso. Mi hanno anche comunicato che potevano volerci dai 15 ai 35 giorni per ricevere il prodotto. Sono passati 2 mesi, via caterra. Passati 15 giorni, ho detto, vabbè, ci vorrà più tempo, quindi evito di contattare inutilmente, a rompere le scatole, e aspetto ancora un po'. Sto già aspettando. Passati 35 giorni, vedo che ancora non si sta muovendo nulla. Ho detto, è tutto a posto, quindi ho ricontattato nuovamente l'assistenza. I'm contacting your again because at the moment... Ricevi, vai, nel senso, no? Io ho ricontattato perché ancora non ho ricevuto un culo. Looking at the tracking. Madonna, sopra avere un ictus. Essenzialmente, il sito che mi avete linkato per tracciare l'ordine mi sta comunicando che non è possibile consegnare il pacco. E anche qua, giustamente, starete pensando, vabbè, sono passati, non hanno trovato nessuna casa e se ne sono andati. L'ho pensato anch'io. Ma qualcosa mi dice che non è andata così. The problem is that I don't know the contact. Contact. Non posso contattare nessuno, un corriere, per capire se appunto fosse passato e non avesse trovato nessuno a casa. Potete per favore risolvere il problema? Grazie mille.
cordiali saluti. Anche in questo caso, ragazzi, mi hanno risposto dopo 10 minuti. Vi giuro, una roba allucinante. Una velocità che... E che cos'è? Ma neanche io quando mia madre mi scriveva buonanotte. Hello, we are happy to receive your mail. Non lo so se sono tanto felici di ricevere sempre le mie mail, però a quanto pare sì. Puoi contattare le poste italiane essenzialmente e chiedere del tuo pacco. Mi hanno anche lasciato un numero da dare, così potevano avere informazioni in più. Mi hanno lasciato questo numero. Hope it will help you. Che cosa help you? Tanto stiamo calmi con Hope it will. Che cosa? Non abbiamo mai mangiato insieme. E anche qui mi sono un attimo tranquillizzato, visto che mi è stato dato un nuovo numero per tracciare l'ordine. Quindi contatto le poste per chiedere informazioni. Ah, che bello. Sì, pronto, vi contatto per sapere dove cavolo è la mia pacchetta. Mi hanno anche lasciato un numero da darvi per facilitare il tutto. Gliel'ho detto, gliel'ho dettato, ha scritto. Dopo 20 secondi mi ha detto... Perché ho ancora il telefono, tra l'altro. Guardi che è un codice completamente inutile questo. Cioè, non esiste nel mondo. In che senso, scusi? Io subito, guardi che è stato acquistato dalla Cina e potrebbe essere per quello. No, in realtà no. Perché comunque noi abbiamo corrieri dalla Cina, abbiamo dei codici predisposti. Questo qui non serve a niente. Cioè, è inutile. È come scrivere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uguale. E io giustamente... Che cosa vuol dire, scusi? Le sue parole sono state... Secondo me c'è qualcosa di sospetto. Ho detto tutto. Non è che parlato. Non so chi sia. Boh, sono morto dentro. Ho preso e mi sono... messo a piangere in un angolo. Visto che sicuramente questa persona ne sapeva più di me, ho chiesto che cosa fare e mi ha consigliato di ricontattare l'azienda che ha venduto sta bacchetta che non vedrò mai più probabilmente, non l'ho mai vista in realtà, e chiedere un nuovo numero per tracciare il pacco. Dopo un mezzo secondo che ho staccato, che cose che ho fatto, ho mandato un'altra email. Good morning. Io comunque non mi scompongo, avevo un nervoso che non potete capire, ma vabbè. After trying to contact the post office as the request, perché me l'hanno chiesto loro, di contattare le... È troppa agitazione. Vabbè, dopo aver contattato le poste, mi è stato comunicato che non hanno il pacco. Ma non solo, mi è anche stato detto che il codice che mi avete lasciato poco fa non serve a nulla, è inutile, superfluo, deficiente. Che vogliamo fare? Ah, per la cronaca, che mi stavo dimenticando, non ho soltanto dato questo codice, ma anche i primi, quelli iniziali dove c'era il tracciamento, cose strane. Niente, inesistente, Yusha, proprio... Che cosa vuoi da me? Sì, lo so già, probabilmente starete pensando anche, però essendo che arriva dalla Cina, non possono avercelo le poste italiane. Ma dal momento che mi viene detto che è qui, simili a Caterra, dovrebbero averlo le poste italiane se dovesse passare il corriere e non dovesse trovare... Cioè, in teoria, no? Giusto? Perché mi è stato detto anche dal tizio delle poste. Porca vacca, che cavolo devo credere? Beh, comunque, dopo aver scritto l'ennesima email per chiedere informazioni, indovinate un po'? Bene, vi ricordate quando vi dicevo che rispondevano nel giro di 10 minuti, un quarto d'ora massimo? Non ho più ricevuto nessuna risposta. Sparitissimi, ragazzi, sono volatilizzati male. Allora... E che vogliamo fa? Ma non sono soltanto spariti loro, proprio in presenza virtuale, persone che mi vogliono dare una mano. Sono spariti anche alcuni dati che prima mi venivano forniti quando andavo a cercare il mio cavolo di ordine. Cioè, tipo, prima usciva, è in Germania, è in Afghanistan e sta correndo insieme ai lemuri. Ecco, sparito tutto. Non c'è più niente. Non lo so. Cioè, sembra quasi che... sia stato cancellato tutto. Cioè, non c'è più niente. Se io vado a cliccare sopra quel link, mi dice not found. Not found tua sorella. Quindi sembra quasi, però io non lo so, ragazzi. Secondo me si tratta di una truffa, anche perché mi è stato praticamente detto dal tizio delle poste. Però non lo so con certezza. Potrebbe anche essere che è stato perso malissimo. Ma possibile? Cioè, sono spariti loro, è sparita la... Non puzza un po' di... feci. Quindi, io sto ancora aspettando una loro risposta per capire cosa cavolo devo fare o se effettivamente sono stato truffato, me l'hanno infilato in quel posto senza neanche chiedere il permesso. Però ve lo dico, molto probabilmente ho perso 91 euro di bacchetta che spalma. Madonna, andavo in giro
Voldemort. Però vi giuro che questa cosa è vera. Volevo portarvi una cosa figa sul canale, la pacchetta che spara. Bella questa pacchetta, guarda che magie. Non è neanche per i 91 euro, cioè sì, in realtà anche per quello. Però proprio per la questione che c'è dietro, cioè io ti sto pagando per avere la pacchetta. E tu cos'è che fai? Non me la fai, vabbè, madonna, ti guardo male tantissimo. Ma la cosa che mi ha fatto un attimo ridere, tra virgolette, è che all'inizio, madonna, 10 secondi di risposta, subito. Cioè, come se fossimo amici da una vita, adesso sparitissimi. Non so neanche più se la loro email sia vera a sto punto. Mi è stato anche detto, di solito quando c'è una truffa di mezzo, rispondono subito per farti capire che è tutto a posto. Poi quando ormai ti hanno aperto il deretano, tante care cose. Ho contattato comunque la maggior parte dei corrieri e tutti dicono la stessa cosa. Smettila di convincerti che ti arriverà la bacchetta, deficiente. Ma io parlerei tipo così, come se fossi un indiziato e non posso far vedere il volto. Non me la smetto, dai. Nel caso dovesse arrivare all'improvviso la bacchetta, io chiederò ufficialmente scusa. Però dopo 2 mesi e qualche giorno spariscono, l'ordine non c'è più, le poste mi dicono è un po' strano, mi sa che... E niente ragazzi, fatemi sapere la vostra e mi raccomando, fate attenzione quando fate acquisti online, perché purtroppo sono cose che possono capitare. Ecco, avete la prova. Scusate per questa cagata di video inutile, ma sentivo il bisogno di parlare con voi. Che cavolo parlo? Tutti mi dicono, vale, arrenditi. E niente ragazzi, scusate ancora e noi ci vediamo ad un prossimo episodio. Magari con la bacchetta. Sarà. Ciao ragazzi.